Si è sfiorata la tragedia oggi intorno alle ore 13 a Sant'Omero in provincia di Teramo, dove una vecchia palazzina nei pressi del comune in pieno centro storico è crollata a causa di un'esplosione dovuta con ogni probabilità a una fuga di gas da una bombola. C'è stato un solo ferito, un signore di 83 anni investito dalla fiammata della bombola prima dell'esplosione. L'anziano ha riportato ferite multiple e ustioni ad un braccio, ma era cosciente al momento del soccorso e non correrebbe pericolo di vita. È un vero e proprio miracolo, perché l'esplosione era assolutamente importante, ha interessato diversi edifici del centro storico cittadino, interessando anche la viabilità provinciale che attraversa il centro storico di Sant'Omero, ma fortunatamente, tranne il proprietario dell'immobile, che è risultato comunque vigile quando è stato estratto dalle macerie, con delle ustioni è stato trasportato all'ospedale di Teramo, però al momento non sembra in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas dalla bombola di GPL collegata a un vecchio scaldino, forse difettoso. L'anziano può considerarsi un miracolato perché non solo è stato investito da fiammata esplosione, ma nella caduta a qualche metro di distanza è stato sommerso dalle macerie, ma alcune travi di legno lo hanno riparato. Per quanto riguarda invece i danni a cose, sono importanti e il comune sta già intervenendo in sinergia con i vigili del fuoco e con i carabinieri prontamente intervenuti per cercare di mettere in sicurezza l'area e ripristinare la viabilità che al momento è interrotta. Un grande ringraziamento ai vigili del fuoco intervenuti con già due squadre e anche i carabinieri prontamente intervenuti sul posto, che hanno messo in sicurezza la zona e che stanno intervenendo adesso per le necessarie verifiche che interesseranno anche gli edifici nelle immediate adiacenze. Grande paura da parte dei vicini di casa. Ho sentito, stavo seduto sopra il divano, viendo la televisione, quando ho sentito questa esplosione pensavo che era una bomba che non si avevano posto in Sant'Omero. Y subito se abrió la puerta y me vine fuera, todo tapado de la tierra, eso era un polverón tremendo. ¿Lei conoce la persona que habitaba allí? Sí, como no, el señor se, toda la mañana cuando pasaba se sedaba acá en la sella cuesta, luego bajaba y se andaba al bar. Una persona conocida ya de aquí, de Sant'Omero.